Lamento per chi non fosse della zona, mi diceva il dottor Pimpinella che ci sono amici venuti un pochino da tutta l'Italia e quindi li vediamo, siamo sulla parte terminale del fiume Garigliano, l'antico Liris, l'area archeologica di Minturne, quindi la città romana che è quella che vedete al di là, inclusa diciamo nel recinto dell'area demaniale. Qui siamo comunque sempre in ambito urbano antico, il Ponte Real Ferdinando. In prossimità della foce, e questo è il... aspetta, vado indietro, no, come se si va indietro? Di qua. In prossimità della foce sorse dall'VIII secolo a.C. un grande santuario empolico denominato della Dea Marica, ma insomma sorvoliamo sulle varie storie archeologiche. Ma quello che ecco, comincio a inquadrare un po' è che siamo in un punto fondamentale del passaggio. E infatti il passo del Garigliano, e questo poi sarà ben illustrato, come dicevamo, da Pimpinella. La città romana si estese ben presto al di fuori delle mura del Casum, le mura di età repubblicana. Questa che vediamo è una vignetta di Gino Grammatico del secondo secolo d.C. E questa è un'immagine di parte del Casum di Minturne. Il tempio probabilmente costruito in epoca cesariana dedicato a Venere genitrice. Come vedete, la recinzione dell'area archeologica taglia proprio il Casum, che si estende dove c'è tutto questo verde, e infatti dalla freccia c'è la parte ancora da noi non indagata del Casum. Ma poi vi sto facendo vedere queste immagini perché i primi scavi borbonici cominciarono proprio in questo punto. La cosa importante degli scavi borbonici rientra in un discorso di grande interesse del Borbone per l'archeologia e strettamente legato poi alle vicende anche del ponte. Questi sono alcuni reperti che vengono dal tempio, dall'area archeologica. Quello che noi sappiamo del periodo precedente agli scavi degli anni 30 del secolo scorso, i famosi scavi di Johnson, gli scavi americani, sono gli scavi compiuti nel 1817 dal conte Naval Nugent, quindi siamo ovviamente in pieno periodo borbonico, che poi trasportò le sculture rinvenute a Venezia, dove rimasero fino al 1832, quando furono spostate nel castello di Tersatto. E poi nel 1894 la raccolta venne acquistata dal Museo Nazionale Croato di Zagabria. Si trovano ancora lì. Alcune copie sono nel giardino dell'area archeologica. Del periodo precedente al 1817 si conosceva un disegno di Goethe, che è questo, databile al 1787, e rappresenta l'acquedotto. Poi conosciamo delle iscrizioni riportate sul Corpus Inscriptionum Latinarum, rinvenute nel 1819 negli scavi che venivano effettuati proprio sulla sponda del fiume, vengono descritte da Sir Richard Cotoare, che le vide subito dopo il disotterramento. Prima del 1819 abbiamo queste rappresentazioni di Carlo Labruzzi, disegni conservati nella Biblioteca Apostolica Vaticana, datati 1789. Questo è molto interessante perché vediamo come la via Appia già abbia subito la sua deviazione verso il nuovo attraversamento sul fiume, attraversamento che è in corrispondenza di quella torre che si vede sullo sfondo, che è la Turris Garelliani, inglobata all'interno della Bastia. Bastia e Turris Garelliani descritte nell'apprezzo del 1630 del Ducato di Trento. La demolizione della torre del Garigliano è significativa in funzione della realizzazione del Ponte Real Ferdinando, è significativa della...
anche in rapporto tra archeologia e grandi opere, il che, come dicevamo prima, è di assoluta attualità. Quindi, come vedete, il nuovo tracciato dell'Appia taglia l'acquedotto. E poi abbiamo la rappresentazione dell'anfiteatro, il teatro. E un altro dato interessante è quello della descrizione che noi abbiamo a corredo di due iscrizioni sul Corpus Inscriptionum Latinarum, in cui si parla di Domenico Venuti, che era in realtà il soprintendente, diciamo, di queste zone. E siamo nel 1787, quindi prima degli scavi di Lavalnuggia nel 1817, sappiamo che Domenico Venuti aveva fatto degli scavi nel 1787 con il fine di reperire oggetti antichi per le raccolte reali e per il fiorente mercato antiquario. Che li faccia qui significa l'importanza di questa zona, perché noi siamo abituati a pensare a Pompei, Ercolano, invece no, gli scavi erano promossi dai Borbone anche qui, perché venivano fuori dei pezzi estremamente importanti. E come commento a queste due iscrizioni, cioè il signor Venuti nell'ultimo decennio dello scorso secolo, perché ovviamente il Corpus Inscriptionum Latinarum è del XIX secolo, ottenne il permesso di praticare scavi sul suolo di Minturna. Vi venne dunque e il suo travaglio non fu infruttuoso, trovò molti oggetti preziosi come statue, fregi, lapidi e altri simili monumenti. Li aveva già disposti su una barca sull'Iri per condurseli, quando gli sopravvenne un ordine del governo col quale gli si ordinava di sostare, perché il re desiderava farne la scelta dei più pregevoli per depositarli nel Real Museo Borbonico. Sorpreso il Venuti da siffatta improvvisata, si indispose senza mostrarlo e, indispettito, finse e volle far credere che una tempesta e una piena pericolosa del fiume lo avesse obbligato, per salvare se stessi e i marinari, di gettare quel carico in acqua. Come realmente eseguì? Ora, se effettivamente lo eseguì o meno non lo sappiamo, sappiamo però che il mare ci sta restituendo degli elementi di nave che credevamo fossero pertinenti a navi romane, invece sottoposti all'esame del radiocarbonio risultano essere della fine del XVIII secolo, quindi assolutamente coerenti con il periodo in cui Venuti avrebbe teoricamente affondato la nave, ma forse non anche il carico, che sarà finito forse sul mercato antiquario. Questo perché, però non voglio ora dilungarmi, però diciamo, noi abbiamo già una legislazione molto forte da parte dei Borbone, prima con una serie di bandi, quindi tra il 1755 e il 1769, per arrivare poi alle vere e proprie leggi di tutela nel 1822, nel 1839 e nel 1843. Senza dilungarmi, però sono delle leggi di tutela molto, molto forti e in tutto simili a quelle che poi saranno come principi quelle alla base dello Stato unitario. Viene considerata la sorveglianza sugli scavi, viene considerata nel dettaglio l'esportazione, le tasse da pagare sull'esportazione e naturalmente poi vedremo anche naturalmente con tutte le punizioni conseguenti per i contravventori. Per quanto riguarda quella del Venuti, ecco, vi leggo solo la prammatica del 25 settembre 1755, dove si dichiara che si avrà per consumato il delitto per mare non solo quando le robe suddette si troveranno già imbarcate, ma anche allorché si saranno ritrovate vicino alle marine i luoghi di imbarco in atto che si trasportano per imbarcarsi, in circostanze tali per cui verisimilmente si debba credere che le robe erano per estraersi dal regno. E quindi probabilmente, siccome Domenico Venuti non voleva cedere queste opere pregevoli per il Real Museo, finse che il carico fosse stato affondato e probabilmente le vendette.
Questo perché il molto importante è lo studio di una storica dell'arte, di cui parlavo con il collega appunto storico dell'arte giorni fa, Paola Mangia, che nel libro Canova, la passione per l'antico di artisti e collezionisti, pubblicato nel 2009, affronta il racconto di un viaggio da Minturne ad Atene, iniziato oltre due secoli prima dalla statua di Afrodite. Oggi esposta nel Museo Archeologico di Atene come proveniente da Baia, secondo una tradizione risalente al 1813, ma invece proveniente da Minturne. Questo quindi è estremamente importante perché, io continuo a ripetere, Minturne è una città romana, sicuramente non conservata come Pompei o come Ercolano, perché non c'è stata nessuna eruzione che l'abbia sepolta, però è estremamente importante e riconosciuta nella sua importanza proprio dai Borbone. È successivamente che è caduta via via nell'oblio, anche per motivi poi contingenti della guerra e via dicendo, però c'è questo riconoscimento forte da parte un impegno da parte dei Borbone. Noi sappiamo dai diari di Canova che Canova passò a Minturne mentre si effettuavano gli scavi e dice: si giunse poi poco prima del fiume Garigliano, dove sono un grande acquedotto antico con avanzi di un grande palazzo, e vidi che avevano cominciato a scavare per scoprire altri fondamenti, vidi anche un avanzo di una specie di rotonda, passassi quel ponte che attraversa il detto fiume. Perché è importante Canova? Perché sembra che la testa di questa bellissima Afrodite sia stata fatta proprio da Canova. Adesso, se vogliamo, l'Afrodite è pubblicata come copia romana di secondo secolo d.C., in realtà è un originale greco di IV avanti Cristo. I restauri sono di Albacini, il restauro dei gomiti e di altre parti del corpo, la testa è di Canova. Nel 2015, ecco, questi poi sono alcuni reperti del museo di Zagabria. Nel 2015, veniamo quindi alla storia del ponte, grazie alla disponibilità dell'allora soprintendente archeologico della Campania, delle Campanelli, abbiamo potuto acquisire dei documenti relativi a Minturne conservati negli archivi di quella soprintendenza. Questo carteggio è degli anni proprio 1829-1838 e riguarda la realizzazione del ponte sul Garigliano. Come già abbiamo ricordato, è del 1822 la legge sulla conservazione e l'esportazione dei monumenti e la legge sugli scavi, e del 22 settembre 1824 la legge relativa alla sorveglianza sugli scavi. Quindi, mentre gli scavi divenuti, e prima ancora quelli di Canova, sono precedenti alle leggi di tutela vere e proprie, ci sono soltanto i bandi, il ponte viene realizzato quando già ci sono le leggi specifiche di tutela. Il ponte viene realizzato, ma poi ne parlerà Pimpinella, ne parlerà l'ingegnere Nattori, come in sostituzione della scafa. Una cosa voglio dire, perché finora non l'abbiamo mai considerata: Canova nei suoi dirari dice di attraversare il fiume su un ponte, che ovviamente non può essere questo, quindi evidentemente c'è un precedente ponte leggermente spostato, e ne parla di nuovo Ciuffi nel carteggio per quanto riguarda la eliminazione poi di questo ponte di legno. La realizzazione del nuovo ponte, opera di ingegneria seconda in Europa, comportò la demolizione dell'abbazia, e questo perché della Turris Gareliani. E questo perché vengono distrutte? Perché l'opportunità di demolire anche la torre per presunti motivi di sicurezza del ponte, e questo è scritto in una lettera del 25 febbraio 1829 dal presidente, socio onorario della Società Economica della Provincia di Terra di Lavoro, Gaetano Colletta, al marchese Arditi, sovrintendente di scavi e musei del Regno di Napoli.
Dice esisteva a Costa al Garigliano un'antica torre, si è temuto che questa torre potesse un giorno danneggiare il novello ponte di ferro che ivi si sta costruendo e se n'è ordinata la demolizione. Qui abbiamo uno stralcio della carta borbonica con l'indicazione delle principali aree e come vediamo anche si legge malino, però è già tracciato il ponte. Questa carta, che poi rivedremo ingrandita, si data quindi tra il 1828-32, perché non è chiaro se il ponte sia progettato o già realizzato, comunque segnato sulla carta, e il 1836, quando invece dal carteggio di Ciuffi sappiamo che vennero demoliti degli edifici che ancora si vedono sulla sponda del fiume. La cosa significativa è che dalla demolizione del ponte cominciarono a piovere blocchi lapidei iscritti che si frantumarono cadendo a terra. Dovendo tagliare velocemente, allora vi dico che questi benedetti blocchi venivano giù dalla torre, cadevano a terra, comincia un litigio tra Ciuffi e la ditta. Ciuffi, naturalmente, non essendo nessuno, aveva bisogno dell'incarico formale come ispettore degli scavi e gli viene fatto. Contemporaneamente però la ditta continua a fare come pareva, perché questi blocchi dovevano essere riutilizzati e furono riutilizzati nella costruzione del ponte. E questo è un altro dato interessante, quindi molte delle cose che noi vediamo nel ponte provengono, diciamo, dai materiali archeologici che costituivano la torre, non solo, ma anche da quelli, come ci dice Ciuffi nel carteggio, che venivano scavati nel frattempo nelle aree adiacenti. Venivano triturati e riutilizzarli. Una sola iscrizione si era salvata, ma la ditta pensò bene di utilizzarla come passaggio per un corso d'acqua, nonostante poi che Ciuffi cercasse di difendere questo blocco. Un altro dato interessante per la costruzione del ponte è che quando questi reperti dovevano essere portati in salvo, viste proprio le leggi ormai di tutela, a Napoli, Ciuffi cominciò a creare dei problemi, perché in realtà se li voleva tenere stretti, in quanto non voleva cederli all'Accademia che poi li avrebbe studiati. Però tra i vari rimandi di tutta questa storia, perché una volta si ammala, un'altra volta c'è il problema del tizio che doveva fare il trasporto, che voleva essere pagato prima, eccetera eccetera, tutto questo poi naturalmente lo sto riproponendo, ma verrà pubblicato negli atti del convegno che c'è stato l'anno scorso, e quindi poi sarà anche dettagliato come documenti. A un certo punto dice che questi, e siamo nel 1831, dice che questi blocchi potranno essere portati a Napoli quando verranno le navi, le barche per il trasporto dei ferri del ponte. Quindi sappiamo che a un certo punto, per portare i ferri del ponte che provenivano dalle ferriere, naturalmente arrivavano via mare e poi via fiume, e quindi quelle barche stesse sarebbero state riutilizzate per portare fuori il tutto. E dovendo finire velocemente, si è già tolto da solo la cosa, è ritornata all'antica posta borbonica, ma tanto le immagini che volevo far vedere ancora erano semplicemente alcune vedute in cui c'è la Bastia e poi la situazione attuale con Minturne, il ponte borbonico, il ponte dell'Appia moderna, il ponte strallato, in un insieme che ormai è diventato paesaggio, direi.